Una casa per è il tema del mercatino di beneficenza organizzato nel sagrato della Chiesa Beata Vergine dell'Immacolata al Vomero a Napoli. L'obiettivo di questo evento era quello di supportare un progetto molto importante ma nello stesso tempo estremamente complesso, la realizzazione di un posto caldo e sicuro dove accogliere i familiari dei bambini ricoverati presso il Santo Bono, l'ospedale pediatrico più grande del Sud Italia che accoglie piccoli provenienti da tutta la Campania. Sono tante le mamme e i papà che insieme alla sofferenza devono anche gestire la lontananza dei propri figli. Da qui nasce la volontà di costruire la casa accoglienza, che sarà ubicata all'ultimo piano della chiesa denominata la Piccola Pompei, casa filiera del convento dell'Immacolata sita in via Filippo Cifariello nel cuore del Vomero, la quale ha bisogno di lavori che la rendano agibile e funzionale. Lo spiega padre Leonardo, che aveva lanciato un appello raccolto dai fedeli. Essendo vuota quella casa in quel momento, perché non possiamo mettere nessuna comunità, abbiamo deciso di realizzare un'opera sociale, quindi la destiniamo ad accoglienza di questi genitori che portano qui i bambini al Santo Bono, che per lo più stanno mesi, quindi l'abbiamo visti albergare nelle loro macchine, quindi è veramente una cosa un po' indegna. Allora abbiamo preso questa iniziativa, ci siamo resi conto che purtroppo la casa non è idonea allo scopo, e ci sono molti lavoretti da fare. Però non ci siamo scoraggiati, abbiamo iniziato questa avventura e con la generosità di tutti e la buona volontà di tutti, specialmente dei ragazzi e dei giovani come voi che si aprono a questo discorso di promozione, bypassando un po' quelle che possono essere magari i doveri che dovrebbero dare magari le istituzioni, che noi cercheremo di sostituirle, però di dare una mano.